Baglioni e Tortoglioli 2. Autodiagnosi computerizzata, tagliandi, elettrauto, installazioni autoradio, antifurti e dispositivi satellitari, check-up auto, manutenzione iniettori diesel, benzina e metano. Ci trovate in via Michelangelo Iorio 4 a Perugia. Una vista di Perugia da mozzare il fiato. Una pizza preparata con maestria, anche gluten free. Piatti cucinati con cura e materie prime di qualità. La magia di festeggiare un evento importante con cura e ricercatezza. Tutto questo è la dolce vita. Il ristorante Imperiale da 20 anni delizia i suoi clienti con ottimi piatti realizzati con maestria e fantasia. Pesce sempre fresco e materie prime di alta qualità, menù alla carta e menù all you can eat. L'Imperiale vi aspetta in via Briganti 10 a Perugia. Hai una passione per la fotografia e il video? Trova la tua ispirazione presso Photostore Fraticcioli, la tua destinazione per materiale nuovo, usato e a noleggio. Stampa i tuoi ricordi preziosi su carta, pannello o tela e scopri nuove prospettive con i nostri corsi formativi. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in zona Sette Valli a Perugia. PM, lavorazione artigianale del ferro, forgiatura manuale dei particolari. Il cliente è seguito in ogni suo progetto, dall'idea alla realizzazione. PM si occupa anche di carpenteria media e pesante. Immersa nella tranquillità della campagna umbra, la locanda di Biancaneve è un'esperienza unica e indimenticabile. Da noi troverai la semplicità e il calore di una cucina tipica con prodotti biologici e a chilometro zero. Camere accoglienti e confortevoli e il relax di un tuffo in piscina. E se vorrai, potrai festeggiare con noi i tuoi eventi più importanti. Ti aspettiamo! A Perugia l'agenzia Mosconi Consulenze offre servizi evoluti di analisi assicurativa e patrimoniale. Oltre agli elevati standard qualitativi delle nostre coperture assicurative che ci contraddistinguono da più di 10 anni, se sei un lavoratore in attività potrai usufruire del nostro nuovo servizio di analisi contributiva certificata. E se vuoi davvero il massimo della consulenza patrimoniale, richiedi la tua personale diagnosi dei rischi, l'unico strumento certificato che ti permetterà di non rimanere mai senza soldi durante tutto il ciclo della tua vita. Contattaci per maggiori informazioni. Sistemi antifurto,
075 57 29 288, via San Galligano 24, Perugia. L'azienda leader di mercato nella regione, leader nei servizi di assistenza, leader di innovazione e semplicità. La nostra missione? Controllare e proteggere. Security Control, controllare in tempo reale case, negozi e aziende. Proteggere te, la tua famiglia e i tuoi beni. Silvia Sartoria, Atelier Spose e Cerimonia. Confezioni abiti su misura e rimessa modello. Silvia Sartoria la trovi a Perugia, in strada Tuerte, 41F. Super Zoo, specializzato in acquariologia, dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco, visite guidate su prenotazione e servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Corciano in via Luigi Caprera. Una colazione gustosa, un pranzo veloce, un aperitivo in compagnia, oppure un bel gelato, o una serata fra amici con musica e cocktail innovativi. Ogni attimo della tua giornata è buono per passare a trovarci. Ti aspettiamo al Tebris Caffè Pub. Dal 1981, Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro.
Thank you.
Buonasera a tutti e benvenuti a questo quarto match di Serie B interregionale che vede affrontarsi Sicoma Valdiceppo ed Esperia Cagliari. Questo il quarto match di campionato, valido come girone di andata ovviamente. In questo girone appartenente al campionato del Centro Italia, nello specifico una FIP Lazio. Super big match qui tra Sicoma e Esperia. Sicoma che viene da, diciamo, un buon inizio di campionato, due vittorie e una sconfitta. L'ultima vittoria nella partita in trasferta contro Grottaferrata, mentre Esperia invece ancora non ha ottenuto vittorie e la cerca qui, oggi, qui a Perugia. La squadra perugina contro quella sarda, una serie di opposizioni, coach Paolo Filippetti contro coach Manca dall'altra parte. Ora i giocatori entrano in campo, ci sarà un minuto di silenzio e poi si potrà procedere con l'inizio di questa partita. Ora saluti con gli arbitri, palla al centro, un minuto di silenzio e poi si potrà incominciare. Ed eccoci qui, pronti per l'inizio di questa partita. Vediamo subito i quintetti delle due squadre. Solito quintetto per la Sicoma, che schiera in campo il solito Umberto Meschini, John David Ratt e i tre neoacquisti, a partire da Thomas Rimsa, il lungo, e poi successivamente Francesco Buscaroli e Federico Bischetti. Nessuna novità neanche per l'Esperia Cagliari, anche loro con i cinque titolari di sempre. Vediamo infatti Picciao, Locci e Spizzichini, che qua però non riesce a conquistare la palla 2. La palla va John, che attacca subito. Ora scarico per Umberto, che attacca sul centro, alza la parabola, la palla che entra alla fine dopo toccare il ferro più volte. Primi due punti della partita sono per la Sicoma, sono di Umberto Meschini, e parte bene la squadra di casa con questa conclusione. Ora dall'altra parte ci pensa subito Spizzichini Stefano, giocatore che può far male soprattutto dalla media, come abbiamo visto in questo caso dal mezzangolo. Ora Umberto Meschini fronteggia, vuole il mismatch proprio contro Spizzichini, alla fine apre dall'altra parte per Bischetti. Ora John fronteggia, vuole l'uno contro uno, crossover, attacca sul centro, fuori, extra pass, ancora Umberto che però qua allarga la gamba dietro in fase di partenza, tocca la linea laterale e quindi restituisce la palla agli avversari, che sono pronti a ripartire con Locci Daniele. Transizione offensiva che passa dalle mani come sempre di Spizzichini, che ribalta ora per Kukan, ancora Sanna dentro, molto bene qui per Riccardo Picciau che subisce il contatto, guadagna il fallo e due tiri liberi. Molto bravo qui Riccardo, che riesce a giocare molto bene l'uno contro uno senza palla, taglia con i giusti tempi, riceve, attacca forte, subisce fallo, sbaglia per il primo libero, ora il secondo per lui. Vai anche il secondo, 0 su 2, cerca poi di riprendere il rimbalzo, ma c'è Bischetti che fa partire subito la transizione offensiva della Valdiceppo con Umberto Meschini dall'altra parte, che serve Buscaroli. Ora attacca Buscaroli, serve la sponda, in questo caso Umberto Meschini da tre punti. Quasi una sentenza, ma non in questo caso. La palla finisce sul primo ferro, ancora rimbalzo offensivo, ci pensa John dall'altra parte, ancora ferro. Due triple sbagliate, può ripartire Esperia Cagliari dall'altra parte, sempre col suo solito Stefano Spizzichini, che la dà sotto a Kukan, che si appoggia a John. Gioca di potenza con il fisico, subisce il fallo, due tiri liberi anche per lui. Molto bravo qui Kukan, che
sfrutta, diciamo, il cambio difensivo della Val di Ceppo, che non è sicuramente favorevole per i lupi. Di fatto, trovandosi contro John, gioca di fisico, non porta a casa il canestro, ma quantomeno il fallo, segna il primo libero. Segna anche il secondo, percentuale che ora si rialza dallo 0 su 2 di prima al 2 su 4 momentaneo. Ora John vuole servire subito l'uscita dal blocco cieco di Bischetti, che per un attimo ferma il palleggio, esita, gliela restituisce Rimsa, ancora Umberto dall'altra parte, attacca a sinistra, poi a destra, indietreggia, vuole servire ancora Thomas che va sul centro, scarica fuori, viene fischiato fallo prima del passaggio, fallo probabilmente fischiato a Picciau, probabilmente così, anche in questo caso una serie di cambi che hanno portato al mismatch. Bravo Thomas a giocarselo, sappiamo che è letale dal post basso questo giocatore. La rimessa che non va a buon termine, qua Buscaroli non riesce a servire nessun compagno, che nessuno si è fatto vedere, quindi palla persa, riparte ora Cagliari, sempre con il solito Picciau a condurre l'azione offensiva della squadra sarda. Stesso gioco d'attacco per l'Hesperia Cagliari, che poi si affida sempre al solito Spizzichini, che va a portare il blocco per Kukan, che però parte dalla parte opposta al blocco, gioca un reject, ma lo gioca male perché gli viene fischiato passi, e dunque ripartirà la Val di Ceppo dopo gli ultimi due errori abbastanza banali da una parte e dall'altra, uno sulla rimessa 5 secondi, l'altro passi, errori non da senior. Ora John vuole andare a sfruttare il pick and roll, serve ancora Buscaroli che attacca sul centro, quasi perde palla, alla fine marcati molto bene quei giocatori della Sicoma. John ci prova a attaccare, mancano 3 secondi allo scadere del cronometro 24, serve Umberto Meschini dall'angolo, la palla che scheggia il primo ferro, c'è ancora il rimbalzo offensivo di John, Umberto Meschini va in allontanamento, prova a servire Buscaroli, ma c'è il recupero di Kukan che si appoggia contro Bischetti, alla fine nulla da fare. Ora la Val di Ceppo ha un possibile contropiede da sfruttare in 5 contro 4, lo voleva sfruttare con Bischetti, la palla non entra, ancora John a gestire, ora Bischetti attacca uno contro uno, si appoggia sull'avversario, ma nulla da fare, una situazione che sembra quasi stallo per il momento. Ora serie di ribaltamenti da parte della squadra avversaria, alla fine attacca Picciau in secondo tempo sul lato sinistro. Riparte la Val di Ceppo, Umberto Meschini dall'altra parte, vuole sfruttare il pick and roll, si ferma da 3 punti, spara la bomba, la palla che ancora una volta non entra, ennesima tripla sbagliata. La Val di Ceppo che non è entrata ancora in ritmo per quanto riguarda la, diciamo, la fase offensiva, nello specifico i tiri dalla lunga distanza, che per ora ne ha realizzati 0, quindi una percentuale sicuramente negativa, soprattutto in relazione al fatto che ne ha tirati comunque già 4-5. Ora subito il fallo, Spizzichini, può ripartire Hesperia proprio dal fondo, va a servire Picciau che esita sul tiro, fa saltare Umberto Meschini, serve fuori Kukan, la palla che anche in questo caso non entra. E beh, non solo la Val di Ceppo ma anche Hesperia Cagliari non sta trovando le percentuali giuste in questo momento. Ora Buscaroli dall'altra parte, ci pensa lui, ci pensa lui, l'abbiamo appena detto, 0% da una parte e dall'altra, e Francesco è pronto a zittirci e a mettere questa bomba che porta in vantaggio la Sicoma 5-4 dopo appena 4 minuti giocati, punteggio non altissimo. Bravo qui Spizzichini che gioca sul fondo, alla fine riesce a servire Kukan che spara la bomba, c'è stato un botte risposta da una parte e dall'altra. Ora la Sicoma va a prendere la rimessa con Umberto Meschini che la ripassa a Buscaroli che vuole giocare in velocità con un bel crossover, alla fine però rischia di perdere palla, c'è Picciau che quasi gliela ruba, ma alla fine Buscaroli si va a prendere la rimessa. Ora John vuole servire l'uscita di Buscaroli ma non lo trova perché viene marcato molto bene. Ribaltamento di palla per Thomas Rimsa da 3 punti, la palla che non entra, può ripartire in contropiede qui Picciau servendo Spizzichini che ancora dalla palla Picciau, ma qua c'è la stoppata di Thomas Rimsa. Ora Bischetti dall'altra parte, ancora per John, sotto per Thomas Rimsa,
Thomas contro Locci, va sul centro poi sul fondo, serve ancora Buscaroli che non riesce a trovare la tabella e di fatto, non avendo un orientamento preciso, sbaglia nella conclusione. Alla fine dall'altra parte ci pensa Spizzichini a conquistare il fallo e di fatti due tiri liberi importantissimi per la squadra di coach Manca. Spizzichini che, come abbiamo visto, cercato e ricercato più e più volte, soprattutto nella zona di post basso, forse non un super tiratore ma un abile palleggiatore, sicuramente non una qualità diciamo solita nei pivot, ma in questo caso molto utile e la squadra sa girargli bene intorno. Abbiamo visto come è riuscito prima, la situazione precedente, a girare verso il fondo quando era arrivato in post basso con una semplicità e una mobilità di caviglie veramente disarmante anche per gli avversari. Qui segna entrambi i due liberi, ora palla va di Ceppo che va sotto con Thomas Rimsa, anche lui sul fondo verso destra, la palla non entra, un Thomas che ancora si deve sbloccare. Dall'altra parte c'è il solito Sanna che spinge, corre come un matto e alla fine crea anche dei sovrannumeri, ovviamente con la sua intensità. E attenzione, la palla Picciau che va a giocare l'uno contro uno in post contro John, si appoggia a tabella, realizza 11-5. Qui coach Paolo è costretto a chiamare time out, il primo della partita, il primo della Sicoma, dopo questo diciamo parziale di 7-0, perché la Val di Ceppo, ricordiamo che era passata in vantaggio almeno per un momento con la tripla di Buscaroli, fine 5-4, e poi diciamo situazione che si è totalmente ribaltata arrivando ad essere ora sull'11-5 per la squadra avversaria. Sicuramente qualcosa da migliorare da ambo i lati per quanto riguarda la fase offensiva. Due bombe, ma non è tanto il numero di canestri segnati quanto la bassa percentuale al tiro, e soprattutto per la Val di Ceppo che deve ritrovarsi e magari dovrebbe riuscire a coprire meglio anche il contropiede. Troppe volte i giocatori sono stati lasciati liberi dalla parte avversaria. Queste sicuramente sono delle cose sulle quali ragionare, sulle quali prendere spunto per rientrare meglio in campo. I giocatori tornano, può ripartire la Sicoma, si va a incaricare della rimessa Umberto Meschini. Come vediamo c'è subito un pressing molto molto alto da parte della difesa sarda che non vuole concedere nulla, nemmeno il possesso, il primo possesso, nemmeno l'apertura. Infatti Bischetti riceve quasi sulla linea di fondo, poi lì per lì c'è stata un'intenzione di zone press, un'intenzione che però non è stata limitata dal fatto che la Val di Ceppo ha giocato bene. E qua va a servire Umberto Meschini che però non trova il canestro. E allora riparte dall'altra parte Picciau. Ora Kukan si gira sul centro, va a servire Sanna. Sanna finta il blocco, poi va dall'altra parte a giocarlo con Spizzichini. Situazione molto frequente da loro, ma l'errore impedisce il canestro. E riparte la Val di Ceppo con Thomas Rimsa. Ora Bischetti, John David Ratt dall'altra parte chiama il blocco, gli arriva, bravo John che però qui scarica la palla forse un pelino tardi, forse era meglio se andava fino in fondo. 4 secondi per finire questa azione, Umberto Meschini con un Eurostep larghissimo e in sospensione arriva a tirare ma non lo fa nel miglior modo possibile, un tiro che alla fine doveva essere preso in qualche modo perché allo scadere, ma comunque non il miglior tiro che si poteva prendere la Val di Ceppo. Ora riparte dall'altra parte Speria con Kukan che spara da 3 punti, la palla che va e ora lo svantaggio inizia a incrementare. La Val di Ceppo deve assolutamente trovare il canestro in questa azione. John chiama lo schema, va a servire Bischetti, palla per Thomas, bellissima la palla sotto per Buscaroli che segna il canestro e subisce fallo. 2 punti più tiro libero supplementare. La reazione per ora arriva solo da questo ragazzo qui, da questo neo acquisto della Val di Ceppo di quest'anno, ossia Francesco Buscaroli, un classe 2001. Ragazzo è arrivato quest'anno ma che subito si è fatto sentire.
sin dai primi istanti con la sua presenza, che è veramente fondamentale qui per la Val di Ceppo, soprattutto in questa partita. Almeno per il momento sembra essere l'unico entrato in campo con la giusta mentalità. Lo dimostrano sicuramente i punti, che per la maggior parte prendono il suo nome, ma anche l'intensità che sta mettendo. Segna l'altro libero, 14-8, svantaggio che diminuisce, ma siamo ancora sul meno 6. Riparte Picciau dall'altra parte, va a servire Spizzichini, ribaltamento per Kukan che attacca sul fondo, ora va a appoggiarsi a tabella ma non la trova perché arriva troppo defilato, e allora riparte Fitchko dall'altra parte, va a servire in angolo proprio Buscaroli che qua lascia sul posto l'avversario, poi però si prende la stoppata di Spizzichini che gli dice no, qui non puoi passare, e allora riparte subito Locci dall'altra parte, ora Kukan per Picciau, va fino in fondo ma trova il muro di Bischetti che si mette lì fermo con le braccia alte e non subisce neanche sfondamento, anzi prende tutto. Attenzione perché qui John attacca, subisce fallo, ma il fallo viene fischiato prima del tiro, quindi non sarà tiro libero, è fallo prima del tiro e quindi sarà semplice rimessa laterale. E allora cambi per quanto riguarda Esperia Cagliari, che cambia due giocatori nel mentre in questo mini break dove c'è stato un momento, diciamo, di consulto tra i due arbitri, il referto, anche per capire appunto quanto appena successo. Comunque sì, penso che alla fine venga confermata la decisione di lasciare il fallo prima del tiro, ma tutto sta nel vedere ovviamente in questi casi quando si raccoglie la palla. Ovviamente quando si raccoglie la palla e si inizia il movimento di terzo tempo, secondo tempo, quello che sia, allora là è iniziato il movimento di tiro e da là il fallo, diciamo, equivale ai tiri liberi o canestro ai tiri liberi. Quella Val di Ceppo riparte ma non fa un'azione, diciamo, non una delle migliori. John fa un tiro forzato a sinistra alzando la parabola ma non trovando né ferro né neanche la tabella. E allora può ripartire Spezia Cagliari dall'altra parte quando mancano 2 minuti e 16 per concludere questo primo quarto. Una serie di, diciamo, diatribe tra l'arbitro e coach Manca, ma penso che si possa ricominciare. E infatti è così. Riparte proprio Kukan che va a servire il suo compagno, l'appena entrato Cabriolù, Luigi, eccolo qui, Cabriolù che la passa a Locci, attacca verso destra dopo l'hesitation, serve in angolo Spizzichini, la palla che non entra, ancora Kukan, prova a rubare il rimbalzo offensivo, alla fine ci riesce perché anche se non conquista la palla all'inizio, poi però riesce a spizzarla e quindi a guadagnare la rimessa. In zona d'attacco, cambio per la Sicoma, esce John David Ratt, entra il capitano Casuscelli. Ora attenzione perché la Val di Ceppo quasi sembrava essersi fatta prendere un attimo di sprovvista in questa rimessa, poi alla fine c'è stato l'errore che fa dimenticare tutto. Dall'altra parte Fitchko in sospensione, la palla che non va, ancora Thomas, vuole andare su, subisce fallo, 2 tiri liberi per lui. Bravo qui Thomas, che conquista questo fallo importantissimo che magari serve per metterlo in partita, cosa che finora non è avvenuta. 0 punti e forse non una delle migliori prestazioni neanche a rimbalzo. Deve trovare continuità soprattutto a partire da quello, considerando che nella squadra se non prende rimbalzi Thomas dubito che ci siano altri rimbalzisti di tale spessore. In ogni caso realizza Thomas il secondo tiro libero, 1 su 2 per lui, 14-9, 1 minuto e 47 da giocare, svantaggio che diminuisce, comunque un punteggio bassissimo e questo non merito delle grandi difese ma forse di attacchi che perlomeno finora sono stati alquanto insufficienti da una parte e dall'altra. Ora Spizzichini lascia a terra Thomas e segna. Ora viene interrotto il gioco per pulire il campo dopo la caduta di Thomas Rimsa, che diciamo ha provato quasi a prendere
sfondamento, almeno sembrava essersi messo in quella posizione dove doveva subire il contatto e quindi aspettarsi un fallo, ma l'arbitro non l'ha vista come lui. Il gioco di Spizzichini Stefano è stato giudicato più che pulito. Poi uno spin move verso il fondo, esemplare, con grande maestria, ma lo sappiamo, è il suo movimento, già ce l'ha fatto vedere più e più volte in questa partita e in questo campionato. Sicuramente i ragazzi di coach Filippetti se lo devono aspettare oggi. Ora Casuscelli, appena entrato, vuole provare a rimettere il ritmo la sua squadra, ma la palla che non entra neanche per lui. Dall'altra parte, lasciato libero il numero 8 Kukan, la palla che non entra, riparte Buscaroli. Ora Thomas, Buscaroli, serve sotto Fitchko, viene fischiato fallo. Non abbiamo visto il giocatore preciso che ha commesso il fallo, ma comunque suppongo sulla palla, infatti sì, è Fitchko che andrà ai liberi, perché sono stati commessi 5 falli, quindi si è in bonus e ogni fallo d'ora in poi comporterà i liberi da una parte e dall'altra. Ora Fitchko, che però sbaglia il primo libero. Le percentuali basse che si riflettono anche dalla lunetta, non solo fuori. L'abbiamo visto prima con Thomas e adesso vediamo anche con Fitchko, che sbaglia il primo libero. Segna poi il secondo. 16-10, ultimo minuto di gioco per quanto riguarda questo primo quarto. E ora qua attenzione, perché prova ad andare fino in fondo in cost to cost, Cabriolue ci riesce. Casuscelli dall'altra parte, va a servire Filippo Speziali, che va fino in fondo, non realizza, ma guadagna la rimessa perché c'è stato un po' di confusione a rimbalzo. E quindi sarà rimessa ancora in zona attacco per la Val di Ceppo, con il suo Filippo Speziali, alias Fitchko, soprannome che gli è stato dato sin dalle giovanili, per questo ragazzo nato e cresciuto qui a Ponte, che ora batte la rimessa. Serve Bischetti, ora Buscaroli. 10 secondi, Buscaroli si ferma da 3 punti e realizza con classe e con eleganza, riporta la Val di Ceppo a meno 5, 18-13. Di 13 punti Buscaroli ne ha fatti, se non sbaglio, o 8-10, comunque sia, la maggior parte prendono la sua firma. E questo la dice gran lunga sulla sua prestazione fino a questo momento. Dall'altra parte, proprio Kukan vuole giocare uno contro uno. Mancano 3 secondi, piccola discrepanza dei due cronometri. La palla che non entra, ora Buscaroli. Manca un secondo alla fine, esita fin troppo. La palla che ovviamente non entra nel tiro disperato nel finale. Finisce così questo primo quarto. Ci vediamo tra poco. Baglioni e Tortoglioli 2. Autodiagnosi computerizzata, tagliandi, elettrauto, installazioni autoradio, antifurti e dispositivi satellitari, check-up auto, manutenzione iniettori diesel, benzina e metano. Ci trovate in via Michelangelo Iorio 4 a Perugia. Una vista di Perugia da mozzare il fiato. Una pizza preparata con maestria, anche gluten free. Piatti cucinati con cura e materie prime di qualità. La magia di festeggiare un evento importante con cura e ricercatezza. Tutto questo è la dolce vita. Hai una passione per la fotografia e il video? Trova la tua ispirazione presso Photostore Fratticioli, la tua destinazione per materiale nuovo, usato e a noleggio. Stampa i tuoi ricordi preziosi su carta, pannello o tela e scopri nuove prospettive con i nostri corsi formativi. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in zona Sette Valli a Perugia. PM, lavorazione artigianale del ferro, forgiatura manuale dei particolari. Il cliente è seguito in ogni suo progetto, dall'idea alla realizzazione. PM si occupa anche di carpenteria media e pesante. E rieccoci qui,
Bentornati per l'inizio di questo secondo quarto. La sirena suona, l'arbitro va a consegnare la palla a Kukan, giocatore importantissimo per Spezia Cagliari, che finora ha messo in difficoltà la squadra di casa. Punteggio sul 18-13, si riprende così dopo un primo quarto forse non uno dei migliori. Partita molto statica, con delle basse percentuali da una parte e dall'altra. Vediamo se ora si sblocca la situazione. La Val di Ceppo prova a mettere subito più pressione con Buscaroli, ma la deviazione comporta ancora la rimessa laterale per gli avversari. Allora Locci va a darla a Spizzichini, ribaltamento dall'altra parte per Floridia. Sotto Villani, ancora Floridia, si gira prima sul centro, poi sul fondo, va in fade away, la palla che non entra, c'è il rimbalzo ancora di Spera Cagliari che da fuori prova a concludere col suo capitano Fabio Villani, la palla che non entra. Edoardo Casuscelli prova a guidare la transizione offensiva in maniera molto veloce, alla fine Buscaroli, serve un passaggio no look spettacolare per Thomas Ripsa che realizza, spettacolo! Una collaborazione a due, da manuale, con Francesco Buscaroli che lascia sul posto l'avversario, attacca e poi con una magia serve Thomas che è pronto a ricevere e a realizzare. Dall'altra parte Spizzichini si ferma dal mezzangolo e tira, anche lui da manuale, soprattutto da quella posizione. Abbiamo visto che è molto pericoloso, due tiri in questa partita, due canestri, un 2 su 2 che fa pensare, ma che deve far reagire questa sicoma. Ora Thomas sotto, va a servire Fisco che serve fuori Pischetti da tre punti, la palla che non entra, ancora Thomas al rimbalzo offensivo, va a giocarsi uno contro uno contro Spizzichini, si gira sul fondo, poi vuole il passaggio dentro a servire il taglio di Pischetti, forse una conclusione un po' affrettata ed esagerata. Ora Spizzichini da tre punti realizza, ed ora sì, è il ritmo, il leader della squadra sarda, che forse non è uno dei migliori tiratori da tre punti di questa squadra, ma che comunque sa dire la sua, soprattutto quando si mette in ritmo. Ora Buscaroli va a giocare l'uno contro uno, va a servire sotto Thomas, sempre passaggi troppo difficili, o almeno questa è la mia impressione. Di fatto riparte l'Esperia Cagliari dall'altra parte. Ora Spizzichini va a servire Villani, ancora Spizzichini contro Fisco, palla fuori per Locci, la palla che entra, nulla da dire. L'Esperia Cagliari è nettamente più in ritmo e questo punteggio lo dimostra, parla chiaramente, 26-16. E sicuramente ci si aspettava una reazione dalla squadra di casa, una reazione che fino a qui non c'è stata. Invece la squadra sarda è entrata da Dio in campo sin da subito. Magari all'inizio si sono dovuti mettere in ritmo anche loro, ma loro l'hanno saputo trovare la realizzazione canestro. Invece i ragazzi di coach Filippetti ancora no. Magari adesso ricorrerà qualche cambio qui coach Paolo, che per ora l'unica soluzione che ha cambiato nel quarto è stato appunto il cambio tra playmaker, ossia tra John e il capitano Casuscelli. Magari servono altre idee. Vediamo se adesso quindi diciamo prenderà queste decisioni. Intanto le due squadre sono pronte a tornare in campo da una parte e dall'altra, sempre i soliti 5 sia per la sicoma che per quanto riguarda l'Esperia Cagliari. Ora Fisco incaricato della rimessa. Subito pressione altissima della squadra di sarda. Attenzione perché rischia di perdere palla Casuscelli sulla pressione difensiva, che risulta essere efficace perché tiene la Val di Ceppo lì. È passato solo un secondo, ma ha fatto capire le intenzioni. Vediamo come è una zone press abbastanza particolare, un 2-2 quasi, dove non viene marcata la rimessa ma vengono marcati i giocatori in anticipo, e poi c'è sempre un giocatore che va a raddoppiare,
che viene da dietro. E questo crea mette difficoltà ovviamente alla Sicoma. Ora Buscaroli prende palla, gioca l'uno contro uno, anzi il pick and roll con Thomas, va a servire Michael Facciola. Ora fuori per Casuscelli, ancora Filippo Speziali, quasi perde palla, la recupera Thomas. Alla fine la palla che esce perché tocca in laterale, grande pressione difensiva di Cagliari e la Val di Ceppo che ancora una volta subisce e invece dovrebbe fare esattamente l'opposto, dovrebbe essere più attiva in questa partita. Ora cambio, esce Fisco, rientra Umberto Meschini, pochi momenti di pausa per lui ed ora è di nuovo in campo. Anche il Mesc non si è ancora fatto sentire come al suo solito, solo i due punti iniziali della partita per lui, poi stop. Ora qui Cabriolù si appoggia a Casuscelli, subisce il fallo, fallo che però viene prima del tiro, quindi semplice rimessa laterale. Ora Floridia, incaricato della rimessa, la va proprio a dare a Locci che se la va a prendere, ora con un consegnato, anzi no, se la tiene, la va a ridare a Cabriolù che in post basso se la va a giocare contro Casuscelli, arriva l'aiuto di Umberto Meschini che quasi sembrava averlo messo in difficoltà alla fine con una serie di passaggi esemplari, spera Cagliari se la cava, ma poi l'errore al tiro di Spizzichini causa il contropiede della Val di Ceppo che di qua con Umberto Meschini può realizzare, ma sono velocissimi i ragazzi di Coach Manca a riposizionarsi, a tornare a coprire il contropiede e a non concedere nulla. Forse alla Val di Ceppo è mancato proprio questo, ossia non tanto il tiro da tre punti che si trova quando si è in fiducia, ma bensì le conclusioni semplici. Dopotutto si deve sempre partire dalle cose semplici. E purtroppo la difesa avversaria ha impedito fino a questo momento uno contro uno semplici o contropiedi e conclusioni a canestro troppo ovvie. La Val di Ceppo è entrata in crisi, ha dovuto ragionare, sfruttare di più il tempo, ma finora non è riuscita in questo intento. Ora Casuscelli realizza 2 su 2 i liberi dopo aver subito il fallo su tiro e si può ripartire con Floridia dall'altra parte. Ora Spizzichini che finge l'end off, poi va sul fondo, ancora fuori per Floridia, ancora Spizzichini dentro, gioca sul centro, alza la palla col semigancio, ancora rimbalzo offensivo ed extra possesso per Esperia Cagliari che ci prova con la bomba da manuale di Cabriolù Luigi che tira in faccia l'avversario senza pensarci due volte e realizza più 11 e massimo vantaggio per quanto riguarda Esperia Cagliari che finora è in pieno controllo della partita. Ora serve una reazione da parte di Lupi, chissà da quale uomo arriverà, se proprio dal suo capitano, se Edoardo Casuscelli. Intanto qui Michael Facciola ha subito il fallo, fallo che quindi comporta la rimessa in attacco per la Val di Ceppo. Buscaroli se la va a prendere, vediamo come partono sotto sia Umberto Meschini che Casuscelli, probabilmente è Thomas che va a sfruttare il blocco e poi successivamente Umberto Meschini, anche se sono ben preparati i ragazzi di Coach Manca che non lasciano ricevere con semplicità. Umberto Meschini non realizza, ma c'è Facciola che se la riprende da sotto e poi realizza appoggiando a tabella 20-29. Non basta, serve di più da parte di Lupi. Ora dall'altra parte Locci prova con la conclusione, la palla che non entra, rimbalzo di Facciola. Ora Casuscelli dall'altra parte sfrutta il pick and roll verso il centro, palla un po' rischiosa, infatti si risulta essere anche dannosa quella del capitano che aveva avuto un'intuizione geniale, ma la concretizzazione non è stata altrettanto. Ora Picciau contro Umberto Meschini, gioca di fisico, anzi letteralmente di petto, e lo sposta letteralmente fino ad arrivare a concludere la tabella. Ancora più 11, dall'altra parte il Mesc prova ad andare sul fondo, c'è il fallo proprio di Picciau se non ho visto male, anzi no scusate, di Villani Fabio, del capitano che in questo caso lascia il campo dopo questo fallo per far rientrare Ivan Kukan. Ora Umberto Meschini ai liberi,
molto importanti questi liberi per la Sicoma. Segna il primo Umberto. Quando sono trascorsi già 5 minuti in questo secondo quarto, ne mancano altrettanti. Ora, piccolo momento di pausa, di chiarimento tra gli arbitri. E ancora Umberto ai liberi. Si prende tutto il tempo necessario. Spezza il polso e va sulla palla, che però non entra. Un po' frettolosa anche, diciamo, in queste situazioni, la Val di Ceppo. Situazioni che possono sembrare banali, ma non lo sono. Ai liberi uno si deve prendere il giusto tempo. Ora rimbalzo di Mercenaro, che è appena entrato dall'altra parte. La Val di Ceppo prova a difendere, ma in questo caso difende con il fallo. Fallo di Thomas Rimsa. E ovviamente viene sostituito qui Thomas, probabilmente il secondo fallo. Subentra al suo posto Andrea Berardi. Fallo che è avvenuto su tiro, quindi saranno due tiri liberi per Marco Mercenaro. Un ragazzo giovanissimo, appena 18enne, un classe 2005, che ora va ai liberi. Sbaglia il primo. Per un ragazzo che probabilmente è anche agli ultimi anni di under, ancora si avverte la tensione di un palazzetto che comunque vede la parte di tifoseria locale gremita. Si fanno sentire i tifosi infatti della Val di Ceppo, anche se per ora senza successo. Ora dall'altra parte Andrea Berardi, ribalta per Umberto Meschini, serie di giri di palla, ma alla fine Umberto la mette. Tre punti importantissimi. La Val di Ceppo qui è stata super nel giro di palla, ha trovato l'uomo giusto al momento giusto e il Mesca ha saputo realizzare. Ora Kukan attacca, serve proprio Mercenaro, che va sul fondo, poi si gira sul centro, va in allontanamento, c'è il rimbalzo di Facciolà, ancora Bischetti, ora Casuscelli, serve dietro schiena a Umberto Meschini, Bischetti, Casuscelli dall'angolo, la palla che non entra, e allora riparte Picciau correndo velocissimo in avanti, serve Kukan, che ancora una volta distrugge la partita letteralmente. Sembrava essersi rifatta sotto la Val di Ceppo, sembrava aver recuperato un po' di morale, invece questa bomba di Kukan distrugge nuovamente la squadra locale. Qui Umberto Meschini tenta la conclusione, la palla che non entra, ancora rimbalzo difensivo, può ripartire dall'altra parte Speria Cagliari proprio con Kukan, che va in posizione di post basso. Ora qua c'è il recupero di Bischetti, che si gira con uno spin move bellissimo, va fino in fondo, non viene fischiato fallo. Probabilmente l'avversario è andato dritto sulla palla. Riparte Picciau dall'altra parte. Ora Locci, serve fuori Kukan da tre punti. Voleva mettere anche questa, la palla che non entra. C'è rimbalzo di Berardi. Ora Casuscelli se la va a prendere. Chiama calma, vuole pazienza. Comunque un Esperia Cagliari che veramente sa mettere in crisi l'avversario, soprattutto nelle situazioni di ripartenza. Molto veloci nella transizione offensiva i ragazzi di coach Federico Manca. E qui Bischetti vuole giocare uno contro uno, alla fine serve sotto Facciolà, che si gira sul centro, non realizza. Tiro forse anche esagerato, poteva servire fuori qualcun altro, era stato raddoppiato, c'era sicuramente un compagno libero. Ora Picciau prova ad attaccare contro Edoardo Casuscelli, fallo che viene fischiato proprio al capitano della Sicoma. Probabilmente dopo la penetrazione di Picciau ha sbracciato troppo il giocatore di Ponte, che qui costretto al cambio. Infatti esce e torna in campo John Devirat. La rimessa laterale per Esperia Cagliari. Cambi ovviamente da una parte e dall'altra, non solo per Val di Ceppo, ma anche per Cagliari, che la rimette in campo Ludovico Sanna e anche Spizzichini. Ora Sanna da tre punti, prova a realizzare, la palla che non entra. Ancora Picciau tenta di far tornare la palla dentro, alla fine nulla da fare, sarà ancora Sicoma ad avere il possesso con John, che chiama qualcuno per andare a fare la rimessa. Giustamente non se la vorrebbe prendere lui, in quanto è lui che dovrebbe essere incaricato di fare l'apertura, davvero playmaker. Infine riceve Umberto,
ma poi direi anche giusto, la riconsegna John Berardi, Bischetti, Facciola, Meschini, da una parte dall'altra, si gira lungo il perimetro, Meschini vuole servire il roll del lungo, ancora il Mesk, si gira, da un passaggio spettacolare per Bischetti, la palla non entra, sarebbe stato veramente bellissimo, peccato, poi proprio il finale, ora Umberto Meschini sul lato sinistro del campo fronteggia, doppio crossover, step back da tre punti, la palla che non trova nemmeno il canestro. E questo la dice tanto, una conclusione che è tipica del Mesk, che però non arriva neanche al ferro. Beh, sicuramente la squadra locale non è diciamo in ritmo sotto nessun punto di vista. Ora attenzione perché c'è il cambio chiamato proprio da Umberto Meschini, torna in campo Francesco Buscaroli. Umberto Meschini ha chiamato il cambio, e anzi si è proprio fermato, ha fatto fermare l'azione offensiva della squadra avversaria, proprio perché penso abbia ricevuto un colpo al torace. Qui riparte Sanna Ludovico, che va a servire Spizzichini, ribaltamento per Locci, Sanna, Kukan contro Bischetti, si ferma da tre punti, spara la bomba e la mette, nulla da fare, ora c'è solo una squadra in campo e purtroppo non è la Sicoma. Qui Berardi, marcato molto bene da Locci, qua si fa pressare troppo dall'avversario, subisce la pressione difensiva, finisce per perdere palla commettendo l'infrazione di campo. Non è il massimo questo momento per la Sicoma. Ora Picciao, incaricato della rimessa, la passa subito a Spizzichini, sotto per Kukan, in posizione di mezz'angolo, esce sfruttando il blocco di Spizzichini, alla fine diventa un pick and roll giocato dal mezz'angolo, una situazione che sembrava essere favorevole, un tiro molto buono diciamo, ma alla fine la conclusione non è entrata. E ora Facciola con il palleggio arresto e tiro conclude tabella. Facciola insieme a Buscaroli, uno dei pochi superstiti per ora della Val di Ceppo, uno dei pochi che si salva nelle prestazioni. Qui Buscaroli va a recuperare palla, va a servire proprio Facciola che sbaglia la schiacciata, però c'è il rimbalzo recuperato da parte della Val di Ceppo che corregge con Buscaroli. Un errore diciamo non banale quello di Facciola, che ha fatto saltare in piedi tutto il pubblico di casa dallo spavento. Si aspettava una schiacciata, un diciamo anche un cambiamento. Giustamente queste conclusioni servono anche per questo. Uno dice sono sempre due punti. Beh sì, sono sempre due punti, sia il layup semplice che la schiacciata. Ma sicuramente a livello emotivo la schiacciata ha un altro valore. Solo che in questo caso non è andata a buon termine, è stato un rischio, ma alla fine si è conclusa positivamente l'azione, con la Val di Ceppo che ha concluso, col solito Buscaroli che va alla fine a concludere dopo il rimbalzo offensivo. Time out più chiamato da Cagliari, che ora rimetterà in attacco quando mancano 16 secondi alla fine di questo secondo quarto, e quindi poi si andrà all'intervallo. 37-28, la Val di Ceppo che torna a meno 9, torna sotto quota 10, ed è sicuramente un primo step fondamentale per tornare lì vicino, soprattutto per la seconda parte di partita che sarà importantissima, e dovranno restare lì agganciati alla squadra avversaria in termini di punteggio. 16 secondi con la precisione, 16.7 per giocarsi questo attacco, se la va a prendere Kukan, ora Sanna marcato da John David Rath, 10 secondi, Sanna si porta a spalle a canestro, ora sfrutta il pick and roll di Spizzichini, Kukan ancora sotto per Spizzichini, fa saltare tutti, poi conclude, la palla che non entra, Buscaroli tira allo scadere, la palla che tocca la tabella ma non entra. Finisce così questo primo tempo, si va all'intervallo sul 37-28, ci vediamo tra 10 minuti. Baglioni e Tortoglioli 2,
autodiagnosi computerizzata, tagliandi, elettrauto, installazioni autoradio, antifurti e dispositivi satellitari, check-up auto, manutenzione iniettori diesel, benzina e metano. Ci trovate in via Michelangelo Iorio 4 a Perugia. Una vista di Perugia da mozzare il fiato. Una pizza preparata con maestria, anche gluten free. Piatti cucinati con cura e materie prime di qualità. La magia di festeggiare un evento importante con cura e ricercatezza. Tutto questo è la Dolce Vita. Il ristorante Imperiale da 20 anni delizia i suoi clienti con ottimi piatti realizzati con maestria e fantasia. Pesce sempre fresco e materie prime di alta qualità, menù alla carta e menù all you can eat. L'Imperiale vi aspetta in via Briganti 10 a Perugia. Hai una passione per la fotografia e il video? Trova la tua ispirazione presso Photostore Fratticioli, la tua destinazione per materiale nuovo, usato e a noleggio. Stampa i tuoi ricordi preziosi su carta, pannello o tela e scopri nuove prospettive con i nostri corsi formativi. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in zona Sette Valli a Perugia. PM, lavorazione artigianale del ferro, forgiatura manuale dei particolari. Il cliente è seguito in ogni suo progetto, dall'idea alla realizzazione. PM si occupa anche di carpenteria media e pesante. Immersa nella tranquillità della campagna umbra, la locanda di Biancaneve è un'esperienza unica e indimenticabile. Da noi troverai la semplicità e il calore di una cucina tipica con prodotti biologici e a chilometro zero. Camere accoglienti e confortevoli e il relax di un tuffo in piscina. E se vorrai, potrai festeggiare con noi i tuoi eventi più importanti. Ti aspettiamo! A Perugia l'agenzia Mosconi Consulenze offre servizi evoluti di analisi assicurativa e patrimoniale. Oltre agli elevati standard qualitativi delle nostre coperture assicurative che ci contraddistinguono da più di 10 anni, se sei un lavoratore in attività potrai usufruire del nostro nuovo servizio di analisi contributiva certificata. E se vuoi davvero il massimo della consulenza patrimoniale, richiedi la tua personale diagnosi dei rischi, l'unico strumento certificato che ti permetterà di non rimanere mai senza soldi durante tutto il ciclo della tua vita. Contattaci per maggiori informazioni. Sistemi antifurto 075 57 29 288 via San Galligano 24 Perugia. L'azienda leader di mercato nella regione, leader nei servizi di assistenza, leader di innovazione e semplicità.
La nostra missione? Controllare e proteggere. Security Control. Controllare in tempo reale case, negozi e aziende. Proteggere te, la tua famiglia e i tuoi beni. Silvia Sartoria, Atelier Spose e Cerimonia. Confezioni abiti su misura e rimessa a modello. Silvia Sartoria la trovi a Perugia, in strada Tuerte, 41F. Super Zoo, specializzato in acquariologia, dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco, visite guidate su prenotazione e servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Corciano in via Luigi Caprera. Una colazione gustosa, un pranzo veloce, un aperitivo in compagnia, oppure un bel gelato, o una serata fra amici con musica e cocktail innovativi. Ogni attimo della tua giornata è buono per passare a trovarci. Ti aspettiamo al Tebris Caffè Pub. Dal 1981, Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro. Rieccoci qui, ancora 50 secondi e poi si può ricominciare con l'avvio di questo terzo quarto. 37-28 il punteggio, che per ora vede in vantaggio la squadra ospite, Esperia Cagliari, ai danni della nostra Sicoma Val di Ceppo. Partita finora forse non una delle migliori dal punto di vista, diciamo, proprio dell'impatto emotivo che ha avuto anche sul pubblico e anche su di noi, ovviamente. Partita molto statica, tattica, diciamo che ancora si deve sbloccare, chi lo sa, magari quando le due squadre arriveranno punto a punto, se mai arriveranno punto a punto, e quindi se mai c'è una rimonta, una reazione della Val di Ceppo, allora a quel punto si può parlare di partita. La Sicoma, che ha trovato poco il canestro, 28 punti in due quarti, parlano chiaro, tanti problemi da risolvere, da correggere, da migliorare, problemi che ora devono scomparire. Perché ora testa solo una cosa, al campo, si può ricominciare, palla Bischetti,
che va a servire Umberto Meschini dall'angolo, pick and roll molto defilato, ma alla fine Thomas va comunque a trovare il ferro, nonostante tutto prende rimbalzo offensivo, guadagna due tiri liberi subendo il fallo. Veramente di grinta qui Thomas, veramente usa tutta la lunghezza delle sue leve per andare a prendere questo rimbalzo, più che a livello fisico-atletico, proprio a livello appunto di apertura all'area, nelle braccia lunghissime, proprio il prototipo di giocatore perfetto per la pallacanestro. In questo caso infatti è arrivato sopra tutti, ha preso questo rimbalzo e poi ha subito anche il fallo. Due tiri liberi, tiri liberi che finora non sono stati il forte forse da nessuna delle due parti. Anche Thomas all'inizio non ha avuto una percentuale, diciamo, super. Qua ci fa smentire subito con questo 2 su 2. 37-30, meno 7, siccome Valdiceppo che comunque è lì, è in partita, possiamo dirlo. E vediamo come si aggiocheranno queste due squadre in questi 20 minuti. Qua Spizzichini dal mezzangolo sbaglia e questo, diciamo, che fa notizia, perché abbiamo visto le sue conclusioni dal mezzangolo nei primi due quarti che sono sempre andate dentro, sempre lo stesso esito, solo retina. Ora attenzione perché viene fischiato il fallo a Picciau. Rimessa laterale, anzi scusate, rimessa dal fondo per la Valdiceppo. È incaricato la rimessa, il solito Buscaroli e solito schema offensivo che vede prima l'uscita di John, alla fine quella del Mesk, che va a ricevere palla, si gira, tira, forse una conclusione un po' troppo forzata, non in ritmo il Mesk, non una delle sue migliori partite almeno per il momento, ma i grandi giocatori si accendono quando serve, quindi non resta che attenderlo. Dall'altra parte Picciau, va a servire Locci che con un cambio sotto le gambe prova a battere l'avversario, ora usa bene il perno, alla fine si aggancia alla tabella ma non trova il canestro. John dall'altra parte vuole giocare in velocità, alla fine serve fuori Buscaroli che fa saltare l'avversario, bene ancora sotto per John, fuori per Rimsa dalla posizione di punta, la palla che non entra, anzi non tocca neanche il ferro, airball. Thomas che chiede scusa girandosi verso la panchina, il pubblico, ma in ogni caso non da lui una conclusione. Ricordiamo che Thomas è un pivot quasi anomalo, possiamo definirlo, in quanto forse una delle sue migliori capacità è proprio avere una mano veramente fatata e una conclusione da tre punti veramente super. In questo caso non è stato così. Dall'altra parte prova a difendere Valdiceppo, ci riesce anche bene, riesce quasi a recuperare palla Umberto Meschini, ma alla fine niente da fare, la spizza e basta. E ancora possesso per Cagliari che riparte dal solito, Sanna caricato della rimessa che la dà fuori a Locci. Ora si fa sentire il pubblico di casa, incoraggia la squadra a difendere e ci riesce molto bene perché qui John la va a riconquistare. Poi serve Thomas Rimsa in transizione, va contro l'avversario, viene fischiato fallo di sfondamento. E qua Locci che ha subito il fallo si è posizionato in posizione perfetta per subire lo sfondamento. Diciamo qualche dubbio forse su il luogo dove è avvenuto lo scontro, in quanto sappiamo che a livello di regolamento se il contatto da sfondamento avviene all'interno dello smile non viene riconosciuto sfondamento, quindi forse qualche incomprensione perché qui ci sembrava parecchio al limite. Ora piccolo break per pulire il campo e poi si può ricominciare. Infatti non sono mancate subito le proteste di Thomas nei confronti dell'arbitro, ma le proteste servono poco. Serve subito rialzare la testa e tornare a giocare. Comunque una Valdiceppo che è rientrata bene in campo, almeno in questi primi due minuti. Poi ovviamente tutto da scrivere ancora. Sanna dalla palla a Picciau, serie di scambi, quasi una treccia tra i vari giocatori. Alla fine Kukan va a spararla da tre punti, Thomas che prende il rimbalzo ma non completamente, non definitivamente, infatti c'è Picciau dall'altra parte. Ora Kukan da tre, la ritenta, sbaglia sia la prima che la seconda volta. Umberto Meschini recupera palla ma poi da un passaggio troppo superficiale che consente agli avversari di recuperare, poi però ci pensa Locci a ridare la palla alla Valdiceppo con questo passi. Situazione un po' caotica in questa
ultima azione, sia da una parte che dall'altra. Ora attenzione, perché c'è un momento, diciamo, di un richiamo, diciamo, una diatriba tra l'arbitro e coach Manca. Probabilmente questa, diciamo, diatriba è finita appunto con il richiamo al coach. In ogni caso, anche se qui non è inquadrato, stanno continuando a parlare i due. Ma ora si può riprendere. John subito marcato, alla fine la va a prendere Thomas, che la ridà subito a John David Rat, che riparte dall'altra parte, va a servire Bischetti. Ora Thomas che spara da tre punti, la palla che non entra. Non in giornata Thomas. Ora attenzione, perché Picciau prova ad attaccare sulla linea laterale, anzi scusate, Kukan, ma non si accorge che il campo è finito. John è bravo a chiudere con i piedi, che gli sbarrano la strada, e guadagna la rimessa laterale. Ora in ogni caso il richiamo arriva per coach Manca. Comunque 2 minuti e 30 e un Hesperia Cagliari che ancora non ha trovato la realizzazione, quindi non rientrati bene in campo qui i ragazzi sardi. John ferma il palleggio, la da Thomas, che vuole un passaggio alto, alla fine viene fischiato fallo, fallo di Sanna ai danni probabilmente di Buscaroli, proprio durante il taglio cieco che stava avvenendo da parte di John, che cercava di sfruttare il blocco di Buscaroli. Si può ripartire con la rimessa. Buscaroli, che al posto che andare a bloccare, se la va a riprendere. Ora attenzione, perché viene fermato il gioco da parte dell'arbitro, che fa uscire Stefano Spizzichini. Non so per quale problema, se probabilmente un problema col regolamento. In ogni caso entra al suo posto Giuseppe Floridia. L'azione può riprendere con palla a Buscaroli sul lato destro del campo, che si porta a spalacanestro, fa danzare l'avversario e poi realizza. Magnifico qui Francesco Buscaroli, che fa scaldare il pubblico di casa. Ora siccome è meno 4, ora i lupi ci credono. Partita che avevamo detto non essere avvincente, beh, forse dobbiamo ricrederci. Sta prendendo un'altra piega. Qui Thomas va a prendere il rimbalzo, si porta in avanti. Ora Buscaroli, ancora lui, da tre punti, si ferma, tira, vuole anche questa, ma la palla scheggia sul primo ferro e non va. Riparte Picciau dopo il rimbalzo difensivo. Dalla palla Kukan, anche lui da tre punti, la vuole sparare per il botte e risposta. La palla che non entra, John non è solido a rimbalzo. La riprende Locci, che vuole andare contro Thomas. Ancora Sanna, attacca sul centro, trova John, ma John non è in posizione difensiva, non è pronto a scivolare. Blocca solamente l'avversario e commette fallo. Le braccia che non sono larghe, John che è alto, va addosso all'avversario, fallo giustissimo come fischio. Può ripartire qui proprio Floridia, incaricato della rimessa, diciamo dalle rimesse laterali, solito sistema di apertura da una parte e dall'altra, ossia un blocco per andare a ricevere, come vediamo in questo caso. E infatti Picciau che va a ricevere, voleva servire Spizzichini, alla fine lo fa. Spizzichini contro Buscaroli, uno contro uno, se lo porta a spalle canestro, prima sul centro poi sul fondo come al solito. Alla fine Buscaroli commette fallo, neanche si lamenta, probabilmente un fallo tattico giustissimo per evitare il peggio in questo mismatch che sicuramente non lo vedeva favorevole. Allora Cagliari può ripartire. Con la rimessa dal fondo, attenzione perché c'è ancora qualche discussione tra Umberto Meschini e Stefano Spizzichini. Continuano i dialoghi tra i due, gli arbitri osservano attentamente questa situazione che può degenerare da un attimo all'altro e può sfociare, chi lo sa, magari in qualche tecnico, cosa che non servirebbe a nessuna delle due squadre. Ora attenzione perché viene fischiato fallo,
fallo proprio del MESC ai danni di Spizzichini, e questo non fa che, beh, sicuramente alimentare e scaldare la tensione che già è parecchio accesa. Ora rimessa in zona attacco per quanto riguarda Espere Cagliari. Ora attenzione, perché viene fischiato fallo tecnico dopo la simulazione di Picciau. Il pubblico di casa accade. Qua Picciau ha giocato molto sul fattore, diciamo, frustrazione di Umberto Meschini, che veniva già da un'azione dove era stato coinvolto in maniera sicuramente negativa. Qui invece Umberto riesce a rimanere con i nervi saldi, a subire il contatto. Qui Picciau invece esagera, commette una sciocchezza che non lo porta a nulla, ma solamente a spendere un tecnico che è inutile, che non solo manda in bonus anche la sua squadra. Infatti quattro falli da una parte e dall'altra, si andrà in bonus dai prossimi falli. E non male, visto che sono passati appena 4 minuti di gioco, quindi ancora 6 e 6 minuti in bonus. Vuol dire tanti tiri liberi come pronostico. Ora ancora dialogo tra l'arbitro e il MESC, che per ora è pronto a tirare questo tiro libero. Che va 37-34, la Sicoma è tornata lì. A meno 3, ora abbiamo una partita. Questi ultimi due minuti c'è stata una situazione veramente molto ferma, il gioco che è durato tantissimo, poco a livello effettivo ma tanto a livello proprio di orario. Infatti tanto fermi tra cadute, tecnici eccetera. Ma ora si può riprendere con Picciau, che va addosso al MESC, subisce fallo, va a prendersi i due tiri liberi. Si prende una sorta di vendetta qui Picciau nei confronti del MESC, infatti lo attacca subito e poi subisce il fallo che gli comporta due tiri liberi. E ora qui deve essere bravo il MESC a rimanere calmo, a non reagire, ma viene sostituito nel mentre. Rientra Filippo Speziali, sicuramente una scelta conservativa da parte del coach Filippetti, che ha voluto evitare il peggio. Scelta saggia. Piccolo break per pulire il campo e poi possiamo ripartire. Pulire il campo dopo l'ennesima caduta di questa partita, l'abbiamo detto, tempo che ormai fermo da un po'. Questi due minuti si è giocato pochissimo, sempre fermi tra falli e altre cose anche non inerenti proprio ad aspetti tecnici. Questo terzo quarto comunque iniziato in maniera totalmente differente. Una Val di Ceppo che ha saputo rialzare la testa, ha saputo rimettersi in gioco e ci è riuscita, riportandosi a meno 3 dopo il massimo svantaggio, che se non sbaglio era arrivato ad essere meno 11. Ora abbiamo una partita, 16 minuti di fuoco, e intanto si può ricominciare con Picciau ai liberi, il Fitchco appena entrato e tutti pronti a rimbalzo. Segna il primo Riccardo Picciau, classe 97. Sbaglia il secondo libero a disposizione, si resta sul più 4, 38-34. John De Virrato dall'altra parte, rimsa, ribalta per Buscaroli. Qua non se l'aspettava il passaggio, che era molto teso, però diciamo che l'errore non è da attribuirsi forse né all'uno né all'altro, ma a entrambi. Sicuramente anche la Val di Ceppo è un po' calata in questi ultimi due minuti, nonostante abbia saputo recuperare. Qua John va a recuperare palla, va a concludere, sbaglia, ma c'è il canestro di Rimsa che corregge e porta la Val di Ceppo a meno 2. Il pubblico di casa ora ci crede. 38-36. Floridia, serve Picciau, anzi scusate, Kukan, che va a dare la palla fuori per Spizzichini. Ora Riccardo Picciau attacca contro tutti, viene stoppato da Filippo Speziali, ma alla fine la riconquista ancora Picciau,
che si gira sul fondo, va a servire Locci. Tocca la linea di fondo campo e la Val di Ceppo conquista il possesso e può ripartire. Costretto a correre ai ripari qui coach Manca, che chiama subito time out dopo un brutto parziale, quello che ha subito. Tante le cose da chiarire, tanto c'è da organizzare, o per meglio dire da riorganizzare, soprattutto a partire dalla difesa per quanto riguarda la squadra avversaria, la squadra di Cagliari, che mentre prima trovava le sue certezze, la sua fiducia dalla difesa, a volte immettendo anche quella tipologia di zone press che abbiamo visto a tutto campo, che pressava sin subito dall'apertura, in questo terzo quarto non è andata esattamente così. Troppi errori, troppi giocatori lasciati liberi e i Lupi hanno saputo subito far male. 38-36, comunque un punteggio che resta bassissimo per una partita, diciamo, normale di basket. Una partita sporca, ma è così, ci sono anche queste tipologie di partite e ci sta. Ci sono partite dove si gioca e la palla entra sempre, ci sono partite dove purtroppo non sempre le conclusioni entrano, partite un po' più sporche, più insidiose, dove si deve soffrire, ma in ogni caso sono momenti di crescita anche questi, momenti che fanno parte della stagione. Intanto dall'altra parte Buscaroli realizza e porta in parità il punteggio, 38 pari. John l'ha visto, ma Buscaroli bravissimo a tagliare dietro la schiena dell'avversario. E come dicevamo, ci sono dei problemi difensivi molto grandi qui per Cagliari, problemi che deve assolutamente risolvere. Ora in controtempo va a realizzare proprio Floridia e riporta in vantaggio Esperi e Cagliari. Ora Fitchko serve fuori John da tre punti, la spara, la palla che non entra, anzi tocca il tabellone. Fitchko ancora per John, 8 secondi, vuole il pick and roll centrale, la palla che, diciamo, tocca il ferro perché non entra, ma alla fine c'è Bischetti che corregge. Ora Picciau può ripartire, 40-40, testa a testa, vis-à-vis, Picciau contro Fitchko. Ora Locci, Floridia, palla fuori, non riescono a prenderla i giocatori della Sicoma, ci pensa Spizzichini. Ora Picciau, ben accoppiati giocatori della Val di Ceppo qui, che difendono molto bene, con molta aggressività. Picciau però è ostinato ad andare fino in fondo, alla fine però prende un tiro forzato, la palla che non entra. C'è Buscaroli che riparte dall'altra parte, serve John, può andare fino in fondo, lo scarico è per Bischetti che dall'altra parte va alla conclusione, ma è troppo corta per entrare. Dall'altra parte Locci, ora Kukan sotto per Locci che vuole giocare di fisico in post basso, si gira, alla fine va sul centro e realizza, pronta a ripartire la Val di Ceppo con il suo solito John, che ora ha di nuovo il compito di amministrare l'attacco per portarlo a una situazione vincente. Ora Buscaroli va a servire sotto Thomas Remsa, passaggio che è completamente sbagliato, i due non si intendono. Buscaroli chiede scusa al suo compagno, un errore un po' superficiale, ma un errore che comunque, diciamo che non dovrebbe starci, ma ci sta se, visto che arriva da un giocatore che in questa partita ha dato molto, anzi forse è l'unico veramente in partita della Val di Ceppo. Ora qui Filippo Speziali prova ad aiutare il compagno, non riesce perché c'è la conclusione di Locci. John prova a ripartire verso il lato sinistro, serve l'uscita dal blocco di Buscaroli, anzi no, se la va a prendere Fitchko. Ancora John, doppio blocco, vediamo dove sceglie di andare John. Crossover che sbilancia completamente Kukan, alla fine fuori per Buscaroli da tre punti, la palla che entra ed è il meno uno della Sicoma, 44-43. Ora Cabriolù va a servire Kukan, ancora Cabriolù, la palla che arriva a Spizzichini che è step back con un arresto, anzi in allontanamento, va a concludere, la palla che non entra. Ancora Bischetti, ora super pressato, un momento di confusione, ma riesce a tenerla.
Bischetti, bravissimo in questo caso. Una palla sporca che però alla fine si risulta essere positiva per la Val di Ceppo. Qui sbaglia la conclusione Thomas, riparte Spizzichini con palla nelle sue mani. Ora la va a dare proprio il Cabriolù, ora sotto per Locci, che finta di andare sul centro, va sul fondo, ma non trova il compagno. C'è l'anticipo di Buscaroli, che dà la palla a John, che ora alza per John. Scusate, per Thomas Rimsa, che però ci aveva fatto saltare in piedi per un attimo, ma è durato poco quel momento di euforia. Infatti è stato l'errore, probabilmente sia in alzata che nella schiacciata. Intanto qui Buscaroli va a prendersi il fallo con cattiveria, con fiducia, un fallo importantissimo perché si andrà ai liberi e questi liberi potrebbero determinare il sorpasso della Sicoma, che avverrebbe dopo tanti tanti minuti di gioco. L'unica volta che la Val di Ceppo è stata in vantaggio è stata inizio partita sul 5-4, poi ha subito quel pesante parziale di 7-0 che ha portato 11-5 la situazione, e quel parziale purtroppo poi si è fatto sentire perché la situazione è rimasta invariata fino ad ora, momento nel quale i lupi si riaffacciano. 1:30, 44-43, cambi da una parte e dall'altra. È entrato infatti Facciola al posto di Thomas Rimsa, ora Buscaroli ai liberi, liberi che alla fine sono diventati due ovviamente, ma due senza rimbalzo, quindi intuiamo da ciò che è stato fischiato un fallo antisportivo ai suoi danni, ma scelta giusta proprio per via del fallo ritenuto un po' troppo scorretto da parte degli arbitri. 1-2 per Buscaroli, 44 pari, e rimessa in zona attacco per la Val di Ceppo, che quindi ha un ulteriore possesso per magari portarsi in vantaggio. Solito blocco che coinvolge Fitchko e John. Alla fine John va a ricevere, vuole sfruttare il pick and roll con Facciola, va fino in fondo John, la palla che non entra. Ora Facciola corregge con il tap-in, pronto a ripartire ora Cabriolù Luigi, che dà la palla a Kuvan. Locci, anticipato qui Cabriolù, molto bene il lavoro di anticipo di John. Qui Facciola pressa Spizzichini, che va a attaccare sul fondo, si appoggia a canestro da manuale, bravissimo qui Spizzichini, che sembrava non aver ottenuto un vantaggio necessario, invece ci siamo sbagliati, lui è riuscito a farcelo sembrare difficile, ma in realtà è stato tanto semplice. Bischetti fuori per John, ancora Bischetti, finta il tiro, attacca, viene fischiato passi, scelta giusta, perno sbagliato per lui. 46 pari, 40 secondi da giocare per finire questo terzo quarto, situazione lì in momentanea parità. Palla Cagliari, palla Cabriolù, che chiama lo schema abbastanza intuibile dal cenno, corna che porta al consegnato, che però non viene sfruttato con la massima correttezza. Infatti c'è Fitchko che recupera, palla Buscaroli che va fino in fondo, poi fuori per Bischetti che finta il passaggio, la dà sotto per Fitchko, e questo vale il più 2 Val di Ceppo. 48-46, 20 secondi da giocare, ultima azione di questo terzo quarto che ha visto un completo ribaltamento della partita. Ora Filippo Speziali, sembrava essere andato su palla quel Fitchko, ma gli viene fischiato fallo, forse in maniera esagerata, ha colpito anche il braccio, però bello l'atteggiamento da parte della Val di Ceppo, che si è fatta avanti e ha saputo essere più aggressiva, si è presa anche dei falli a volte ingiusti, a volte anche un po' stupidi come questo, però falli che fanno capire che la squadra c'è, la squadra pressa e mette in crisi gli avversari, che ora sono totalmente in crisi. Lo dimostra anche questi due liberi di Kuvan, infatti 1-2 per lui. Ora John dall'altra parte vuole andare fino in fondo, sbatte sulla tabella, 3 secondi ancora, riparte Kuvan che vuole andare fino in fondo a tirare da 3 punti, la palla che tocca il ferro e non entra, finisce così. 48-47, ci vediamo tra qualche istante per il finale di partita. Immersa nella tranquillità della campagna umbra, la locanda di Biancaneve è un'esperienza unica e indimenticabile. Da noi troverai la semplicità e il calore di una cucina tipica con prodotti biologici e a chilometro zero.
camere accoglienti e confortevoli e il relax di un tuffo in piscina. E se vorrai, potrai festeggiare con noi i tuoi eventi più importanti. Ti aspettiamo! Control sistemi antifurto 075 57 29 288 via San Galligano 24 Perugia. L'azienda leader di mercato nella regione, leader nei servizi di assistenza, leader di innovazione e semplicità. La nostra missione? Controllare e proteggere. Security Control, controllare in tempo reale case, negozi e aziende. Proteggere te, la tua famiglia e i tuoi beni. Una colazione gustosa, un pranzo veloce, un aperitivo in compagnia, oppure un bel gelato, o una serata fra amici con musica e cocktail innovativi. Ogni attimo della tua giornata è buono per passare a trovarci. Ti aspettiamo al Tebris Caffè Pub. Super Zoo, specializzato in acquariologia, dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco, visite guidate su prenotazione e servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Corciano in via Luigi Caprera. Ancora qui al Palace Stellini di Ponte San Giovanni. Punteggio fisso sul 48-47, si può riprendere, palla che è in possesso di Cagliari, la Val di Ceppo ha saputo tornare in partita ma non solo, trovare anche il sorpasso e questo sorpasso si è materializzato proprio alla fine in questo punteggio 48-47 che li vede ora condurre in questo finale di partita che ora avrà un altro aspetto, l'abbiamo ricordato più volte, una partita non delle migliori sicuramente, ma sicuramente avrà un esito diverso in questo finale. Ora attenzione perché viene fischiato fallo proprio di Michael Facciolà, probabilmente su un giocatore senza palla, primo fallo di questo ultimo tempo e può riprendere con la rimessa da sotto canestro Cabriolù. Tornava a dare a Spizzichini in post, se la va a giocare contro Facciolà, gioca molto bene con le spalle, alla fine va sul centro in fadeaway, la palla non entra ma c'è Buscaroli che la va a riprendere, apertura per John e si può ricominciare, ribaltamento per Buscaroli, John vuole sfruttare il blocco, alla fine è Filippo Speziali che se la va a prendere, ora fuori per Buscaroli che finta, arresta e tiro, la palla gli viene tolta proprio nel momento della conclusione, qui un po' superficiale nella conclusione Buscaroli, dall'altra parte ci prova proprio lui, Villani che però non trova neanche il canestro, conclusione che comunque ci poteva stare, una tripla in transizione per rimettere in fiducia la squadra, però sicuramente non ha avuto l'esito che si aspettava. Ora John, pronto a ripartire, la dà a Buscaroli, se la va a riprendere, ancora John, Buscaroli, Fitchko, Bischetti, ancora Buscaroli, dal centro, uno contro uno con Locci, anzi no, pick and roll, cambio difensivo e c'è il mismatch contro Spizzichini. Alla fine la Val di Ceppo non trova la conclusione in questi 24 secondi. Azione troppo prolungata, tanti passaggi che però non portano nulla a livello concreto, ma solamente a perdere il possesso. E allora può ripartire l'Esperia con Locci. Qualche lamentera ora tra l'arbitro e un giocatore avversario, mi sembra proprio il capitano Fabio Villani. Forse riguardante l'ultima azione, forse qualche contatto di troppo, ma ora l'aggressività è il minimo, bisogna aspettarcela da una parte e dall'altra perché entrambe le squadre vogliono vincere, per un discorso di merito, di voglia, di passione, ma soprattutto per la classifica.
doppia attenzione perché Facciolav ci prova, ma alla fine Spizzichini realizza con il fallo, riporta in vantaggio la sua squadra con un sorpasso contro sorpasso. Subisce anche il fallo qui, fallo giustamente fischiato, perché qui Michael si è lasciato prendere dalla voglia di stoppare, una voglia che coinvolge tanti giocatori, lo vediamo sempre, dalle giovanili fino ai grandi, ma che purtroppo la maggior parte delle volte, 9 volte su 10, è un esito negativo, anche se a volte si finisce su palla direttamente. Infatti tutti i coach quello che chiedono è sempre di restare lì bassi con le braccia alte. Realizza anche il libero e si può ricominciare con la Val di Ceppo, con palla in mano a John David Rat. Ora Speziali, Buscaroli, Facciolà, va a servire Bischetti, una serie di ribaltamenti che alla fine portano ad avere un mismatch, che è quello sotto, alla fine non viene servito. Filippo Speziali vuole andare sotto, palla Facciolà che salta, non trova niente, trova il rimbalzo offensivo, alla fine nulla da fare perché la palla scheggia proprio su di lui ed esce. Rimessa per Cagliari. Locci se ne va a occupare e la dà a Cabriolù, che ora la porta su con diligenza, predispone l'attacco. Ora Spizzichini, ribalta per Kukan. Attenzione perché qua Fisco prova ad andare a recuperare la palla ai danni di Cabriolù, alla fine commette solo fallo perché arriva in ritardo su l'uomo che in realtà doveva marcare. Forse non la scelta migliore, soprattutto se girato sul centro, perché come sappiamo ci sono più collaborazioni disponibili sul centro che sul fondo. Sul fondo, diciamo, le serie di linee di passaggio disponibili sono inferiori, quindi si può fare anche quel discorso di raddoppio che abbiamo visto fare al Fisco. Ora qua attenzione perché viene fischiato fallo su tiro da tre punti, quindi tre tiri liberi per Cabriolù. Qui ingenuo John che arriva troppo lungo a saltare con il braccio, voleva impedire la conclusione, ma un tiro da contrastato è diventato falloso. 2 minuti e qualche secondo giocati, 7 minuti e 46 ancora. Ora Cabriolù ai liberi, una palla che scotta, che si fa sentire perché è molto importante per la sua squadra, ma lui reagisce bene alla tensione e realizza il primo tiro libero. Momenti di concentrazione, realizza anche il secondo, 2 su 2 per ora, e ora si arriva a tirare il terzo perché ricordiamo fallo avvenuto fuori dalla linea dei tre punti. Segna anche questo, 3 su 3, 100%, e punteggio che ora la dice diversamente, 53-48, più 5 Cagliari. Ora Thomas va a servire un Bischetti, ancora palla per il Fisco, però viene fischiato fallo, fallo che probabilmente è stato fatto da Locci ai danni o di Thomas o di Bischetti, non abbiamo visto bene, comunque sul lato debole. E allora la Vadice può ripartire in zona d'attacco. Proprio Bischetti se ne va a occupare. La palla che arriva a John, che vuole sfruttare il pick and roll dal centro. Sembrava aver perso palla, alla fine no, da un passaggio spettacolare per Filippo Speziali che però non realizza, si perde proprio nella parte più semplice, ossia nel reverse da appoggiare a tabella. Spizzichini la dà a Kukan, la palla gli scappa, recupera Thomas che ora fa volare in contropiede Federico Bischetti che si appoggia all'avversario, lo fa nel miglior modo possibile come lui sa fare. Ora riparte Cabriolù contro John David Rat. Ancora Cabriolù, piccherò al centrale, va fino in fondo, alla fine scarica la palla al centro per Spizzichini che non mette la bomba, trova solo la tabella. Riparte allora Buscaroli, John, piccherò al centrale con Thomas Rimsa, fallo fischiato proprio ai suoi danni, fallo di Spizzichini.
Ora attenzione perché c'è un cambio. Esce Filippo Speziali e rientra Umberto Meschini. Umberto che era uscito proprio nello scorso tempo di gioco, causa, diciamo, di un avvenimento che aveva coinvolto una diatriba tra lui e il giocatore avversario, appunto Spizzichini, e ovviamente coach Filippetti, per non rischiare nulla, ha voluto preservare per questo finale di partita. Buscaroli qui fa volare l'avversario, ma non riesce a concludere a canestro. 53-50, può ripartire Cabriolù. Palla al centro, una serie di palleggi con la mano destra che alla fine conducono la palla nelle mani di Locci in post. Alla fine c'è il taglio da lato debole proprio di Floridia, non visto da Meschini. Va bene alla squadra di casa. Ora dall'altra parte invece Bischetti prova anche lui con il floater alzato, neanche in questo caso la palla entra. Può ripartire Esperia Cagliari. Ora Locci, Kukan, Spizzichini, va a servire Cabriolù, che ora serve in pick and pop Spizzichini, che non realizza la bomba. Abbiamo detto, non un super tiratore da tre, ma sicuramente un super tiratore dalla media. Ora cambi da parte della squadra avversaria, esce proprio Kukan e rientra Picciau. Ma attenzione, perché se non sbaglio proprio coach Filippetti chiama time out quando mancano 5 minuti e 38 da giocare. 53-50 è il punteggio. Partita apertissima, finale avvincente. Sicuramente va detto che i due punti servono molto alle due squadre in ottica di classifica. La Val di Ceppo per ora, dopo tre partite, ha 4 punti derivanti dalle due vittorie avvenute fuori casa, e oggi cerca la prima vittoria in casa. Per quanto riguarda Cagliari invece cerca la prima vittoria in generale in questo campionato, e quindi diciamo che sarebbe molto molto importante riuscire a vincere qui fuori casa per coach Manca, che vuole assolutamente ottenere un risultato positivo. Abbiamo detto, partita che è stata statica per molto, ora invece sicuramente si è sbloccata partendo dai giocatori migliori da una parte e dall'altra. Sicuramente Buscaroli da parte della Val di Ceppo ha saputo essere determinante sia per quanto riguarda i punti che per quanto riguarda le giocate, gli assist e il contributo, ma non solo. Dall'altra parte grandi prestazioni da parte di Spizzichini, soprattutto nei primi due quarti. Ora si è un po' spento, e ovviamente Picciau, che ha saputo essere grintoso, mettere in crisi tutti gli avversari della Val di Ceppo, dal primo all'ultimo, partendo dalla sua fase difensiva. Ora si può riprendere John. Alla fine, serie di ribaltamenti, la palla va a finire Umberto Meschini, che vuole la conclusione, non riesce a realizzare. Attenzione perché qua Umberto, per evitare di far passi, cerca di dare la palla a John, ma trova un passaggio probabilmente non uno dei migliori. Però questo dovuto anche un po' alla palla scivolosa, diciamo che lo vediamo da un po' che i giocatori si lamentano per questo problema. Può ripartire proprio Cabriolù, che ora dà la palla a Spizzichini, sotto per Locci, che gioca di fisico contro Bischetti, che è bravissimo a non abbassare le braccia, a non farsi prendere dalla tentazione di stoppare, e infatti guadagna la rimessa laterale e la successiva azione offensiva. Piccolo break ora per pulire il campo, e poi 5 minuti spaccati da vivere tutti insieme per questo finale di partita, che sarà sicuramente incandescente. Da notare una cosa: il fatto che la squadra avversaria, quindi Spere Cagliari, ha già commesso 4 falli, quindi la Val di Ceppo in bonus deve cercare di prendere fallo qui la squadra di Filippetti, e infatti va a fare esattamente questo con Bischetti, però alla fine non lo trova, non trova neanche il canestro. Ora Buscaroli cambia direzione, attacca contro Picciau, subisce fallo. E attenzione perché c'è un cambio, esce Villani e se non sbaglio è rientrato proprio Kukan. Eh sì, è rientrato proprio Kukan. Il capitano lascia spazio
Ah, sicuramente un giocatore importantissimo. Comunque ci siamo sbagliati prima nella statistica dei falli. 4 falli ovviamente commessi dalla Val di Ceppo, quindi in bonus in caso ci andrà Esperia Cagliari. Qua troppo lunga l'azione dei Lupi, che commettono l'infrazione di 24 secondi. E allora riconsegnano la palla agli avversari. Palla Picciau che può ripartire servendo il suo play. Cabriolu, poi se la va a riprendere Picciau. Ora Kukan, Cabriolu, Locci, Cabriolu sotto per Spizzichini, che vuole giocare molto bene con il palleggio contro Thomas Rimsa. Alla fine esagera. Attenzione perché dopo il rimbalzo Thomas protegge bene la palla, viene fischiato fallo, fallo che è il secondo di Spizzichini, quindi non rilevante sotto il punto di vista del numero di falli, però rilevante sotto il punto di vista della riconsegna della palla all'avversario, in questo caso a Buscaroli, che la va a dare a John, che può ripartire. 4 minuti sempre lì, 53-50, punteggio bassissimo. Buscaroli, ora John, va a sfruttare il blocco, alla fine serve fuori Bischetti che va alla conclusione da 3 punti, la palla che non entra, percentuali bassissime in questa partita, ma non solo da parte di Bischetti, da parte di tutte e due le squadre. Piccoli lampi di luce da 3 punti ci sono stati da una parte e dall'altra in alcuni momenti, ma troppo pochi per una partita di questo livello. Ora Locci va a dare palla proprio a Spizzichini, che si gira, spinge l'avversario, la palla che non entra. Attenzione perché cercano di farla scheggiare sugli avversari i giocatori di Coach Manca. Alla fine c'è la Val di Ceppo che attacca, palla Buscaroli da 3 punti, la palla che tocca il primo ferro e non entra. Picciau alla fine recupera, fa salire la squadra avversaria dalla palla Locci. Ora attenzione perché viene fermato il campo per essere pulito, soprattutto nella zona all'interno della lunetta. Fermato proprio durante l'azione di gioco. Questo vuol dire che era molto scivoloso, quindi molto pericoloso. Per evitare infortuni, scelta saggia quella dell'arbitro. 3 minuti, tempo che scorre, ma squadre sempre lì, un punteggio che non decolla nemmeno in questo finale, però un punteggio che, essendo abbastanza paritario, abbastanza uguale, 53-50, ci fa preannunciare una partita, più che altro un finale da vivere diversamente. Ripartirà ovviamente l'Esperia Cagliari in questa azione di gioco. Ora attenzione perché continuano le discussioni, oltre al piccolo momento di pulizia del campo, continuano le discussioni tra i vari giocatori, tra avversari. Ma l'arbitro dice che si può ripartire. E allora riparte proprio Spizzichini, che va a dare palla a Kukan, che si allarga. Ancora palla a Spizzichini, che non esita a tirare da 3 punti in faccia a Thomas. Alla fine la palla che non entra, viene fischiato fallo. Fallo fischiato a John David Ratt. Fallo probabilmente avvenuto a rimbalzo, spinta di John sul difensore, anzi scusate, sull'attaccante. Essendo in bonus ora entrambe le squadre, si andrà sempre liberi, come in questo caso Picciau ai liberi. Il primo che va. Anche il secondo, 55-50, ora più 5 Cagliari. Palla John, che non ci sta, vuole una reazione, chiama lo schema per servire Umberto Meschini, che alla fine va in allontanamento, visto il cambio difensivo. Alla fine attacca Umberto, fa saltare l'uomo, bellissimo il suo attacco sul fondo e soprattutto molto concreto. Ora la Val di Ceppo alza anche un po' la pressione difensiva, infatti John si fa vedere sin dalla prima metà campo e non vuole farsi battere. Ora Umberto in anticipo, dall'altra parte però riceve Locci, stoppato da Bischetti,
che poi cerca di recuperare palla, nulla da fare perché c'è Spizzichini che va a servire fuori Cabriolù da tre punti, la palla che entra e questo potrebbe distruggere la partita in questo finale. 58-52, 6 punti di differenza tra le due squadre. John che va a attaccare, fuori per Buscaroli, ancora il Mesk che vuole il blocco, lo chiama, alla fine si ferma, dà la palla a Thomas Rimsa, da tre punti, la palla che non entra, tiro troppo forzato, non in ritmo, non sicuramente una gran conclusione questa, quella di Thomas. Qua Spizzichini lascia a terra Thomas, poi va a servire Locci dall'angolo che ha tutto il tempo di prendersi la conclusione, alla fine non se la prende, probabilmente perché non è arrivato in equilibrio, non se l'aspettava. Qua attenzione perché Cabriolù sbilancia l'avversario, dà la palla a Locci che non segna. Terminano così 24 secondi e la può ripartire la Val di Ceppo. 1:25 da giocare, tempo che scorre, ma siamo sempre lì. Ora John probabilmente andrà alla rimessa. Attenzione perché nel frattempo viene chiamato time out. Probabilmente sì, proprio da coach Filippetti, quindi time out per la squadra di casa, per la Sicoma. Adesso deve chiarire un po' di cose, visto che si è fatta un po' scappare in questo finale Cagliari dopo essere stata in vantaggio anche a più 3. E ora per questo finale sicuramente dobbiamo aspettarci un tempo che sarà fermato tante tante volte, si andrà tante volte ai falli in bonus, questo diciamo è un pronostico abbastanza ovvio, ma diciamo che sicuramente la cosa che deve fare la Val di Ceppo è alzare la difesa, portarla a tutto campo e cercare di non farsi battere. Questo è fondamentale per i ragazzi di coach Filippetti, ripartire da lì, non subire canestro è la prima regola, ma anche rubare palla per andare a fare un canestro facile facile da sotto. Vediamo invece come torneranno in campo gli avversari, sicuramente motivati dal punteggio, motivati dall'inerzia che per ora va dalla loro parte, ma consapevoli del fatto che nulla è scritto, almeno per il momento. 58-52, 1:25, palla John. Come da regolamento, negli ultimi due minuti di gioco si rimette solo nella metà campo offensiva, anche se diciamo il fallo, l'ipotetica infrazione avvenuta nella metà campo difensiva. E quindi rimette il Mesk, che serve l'uscita di John. Molto attardato il passaggio, quindi molto rischioso. Alla fine John voleva dare la palla sotto per Buscaroli. Ora recupera Kukan, palla Cabriolù, attenzione perché Bischetti cerca di far fallo, alla fine la palla Spizzichini, difende Thomas che però si fa battere sul fondo, Spizzichini va a appoggiare, due punti, semplice canestro, manca un minuto. Questa non è stata sicuramente una grande difesa quella della Val di Ceppo. Umberto Meschini si ferma da tre punti, vuole la conclusione, la palla che rotea sul ferro e non entra. Ora Kukan subisce il fallo dopo il rimbalzo e saranno due tiri liberi per lui, visto il bonus, l'attuale situazione di notevoli falli. E sì, la partita si giocherà qui sui liberi. Intanto la Val di Ceppo sostituisce John David Rath per far spazio a Edoardo Casuscelli, che rimette piede in campo dopo un, diciamo abbastanza tempo che non vediamo il capitano partecipe. Però non è tornato proprio per questo finale di partita, per questi ultimi momenti e più decisivi. Dopo il primo libero sbagliato, Kukan realizza il secondo, con questo 1-2 porta più 9 la sua squadra. Ed ora riparte Buscaroli dall'altra parte, chiama il taglio di Thomas che però a quanto pare non lo ascolta. Ora Bischetti dall'altra parte, non realizza. Riparte Spizzichini, 40 secondi. Ora Picciau, dalla palla Kukan, in ala,
prova a giocare uno contro uno contro Thomas Lims, alla fine si ferma e spara da tre punti, e questa bomba fa molto male quando mancano 25 secondi, 64-52 probabilmente questa bomba chiude la partita. C'è il capitano che ancora vuole giocare, palla Buscaroli, e a tre punti cerca la conclusione, scheggia il primo ferro, la palla che esce se ne va sul fondo, 64-52 più 12, partita che ormai si può ritenere conclusa. Ora Picciau va a rimettere, palla Cabriolù, ancora Picciau. Si ferma così il gioco, vista diciamo la differenza e lo svantaggio che appunto riporta la Val di Ceppo. Termina così la partita, ancora zero vittorie in casa per i Lupi, che dovranno rifarsi proprio nella prossima settimana, che rigiocheranno proprio qui in casa. Partita che termina qui, saluti finali, salutiamo anche noi da qui. E ci vediamo la prossima volta, per la prossima settimana, per il prossimo match in casa, sempre qui al Palacestellini. Baglioni e Tortoglioli 2, autodiagnosi computerizzata, tagliandi, elettrauto, installazioni autoradio, antifurti e dispositivi satellitari, check-up auto, manutenzione iniettori diesel, benzina e metano. Ci trovate in via Michelangelo Iorio 4 a Perugia. Una vista di Perugia da mozzare il fiato. Una pizza preparata con maestria, anche gluten free. Piatti cucinati con cura e materie prime di qualità. La magia di festeggiare un evento importante con cura e ricercatezza. Tutto questo è la dolce vita. Il ristorante Imperiale da 20 anni delizia i suoi clienti con ottimi piatti realizzati con maestria e fantasia. Pesce sempre fresco e materie prime di alta qualità, menù alla carta e menù all you can eat. L'Imperiale vi aspetta in via Briganti 10 a Perugia. Hai una passione per la fotografia e il video? Trova la tua ispirazione presso Photostore Fratticioli, la tua destinazione per materiale nuovo, usato e a noleggio. Stampa i tuoi ricordi preziosi su carta, pannello o tela e scopri nuove prospettive con i nostri corsi formativi. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in zona Sette Valli a Perugia. PM, lavorazione artigianale del ferro, forgiatura manuale dei particolari. Il cliente è seguito in ogni suo progetto, dall'idea alla realizzazione. PM si occupa anche di carpenteria media e pesante. Immersa nella tranquillità della campagna umbra, la locanda di Biancaneve è un'esperienza unica e indimenticabile. Da noi troverai la semplicità e il calore di una cucina tipica con prodotti biologici e a chilometro zero. Camere accoglienti e confortevoli e il relax di un tuffo in piscina. E se vorrai, potrai festeggiare con noi i tuoi eventi più importanti. Ti aspettiamo! A Perugia l'agenzia Mosconi Consulenze offre servizi evoluti di analisi assicurativa e patrimoniale. Oltre agli elevati standard qualitativi delle nostre coperture assicurative che ci contraddistinguono da più di 10 anni, se sei un lavoratore in attività potrai usufruire del nostro nuovo servizio di analisi contributiva certificata. E se vuoi davvero il massimo della consulenza patrimoniale, richiedi la tua personale diagnosi dei rischi, l'unico strumento certificato che ti permetterà di non rimanere mai senza soldi durante tutto il ciclo della tua vita. Contattaci per maggiori informazioni.
Control Sistemi Antifurto, 075 57 29 288, via San Galligano 24, Perugia. L'azienda leader di mercato nella regione, leader nei servizi di assistenza, leader di innovazione e semplicità. La nostra missione? Controllare e proteggere. Security Control, controllare in tempo reale case, negozi e aziende. Proteggere te, la tua famiglia e i tuoi beni. Silvia Sartoria, Atelier Spose e Cerimonia. Confezioni abiti su misura e rimessa a modello. Silvia Sartoria la trovi a Perugia, in strada Tuerte, 41F. Super Zoo, specializzato in acquariologia, dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco, visite guidate su prenotazione e servizio di toelettatura. Vi aspettiamo a Corciano in via Luigi Caprera. Una colazione gustosa, un pranzo veloce, un aperitivo in compagnia, oppure un bel gelato, o una serata fra amici con musica e cocktail innovativi. Ogni attimo della tua giornata è buono per passare a trovarci. Ti aspettiamo al Tebris Caffè Pub. Dal 1981, Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro.